Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta tonno e ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta corta, tonno sott'olio sgocciolato, ricotta, filetti di acciughe, capperi, prezzemolo, pepe nero, noce moscata, acqua e sale. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta. All'interno del boccale il tonno sgocciolato, tonno sott'olio sgocciolato, i capperi, il prezzemolo, i filetti di acciughe. La noce moscata. E il pepe. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 6. Adesso riuniamo sul fondo del boccale con l'aiuto di una spatola. Aggiungiamo l'acqua. E il sale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 6 minuti. 100 gradi. Velocità soft. Aggiungiamo la pasta e la facciamo cuocere per 2 minuti in meno del tempo indicato sulla confezione. Nel nostro caso il tempo indicato era 9 minuti, quindi la faremo cuocere per 7 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungiamo la ricotta. Un po' con la spatola. Aggiungiamo con il coperchio il misurino e facciamo proseguire la cottura per i rimanenti 2 minuti. Gradi, antiorario, velocità soft. La pasta è cotta. Andiamo a impiattare. Pasta, tonno e ricotta. Grazie e alla prossima ricetta.